Allora, dov'è questo piccolo genio? Il giovane Julien Sorel, signor Marchese. Bene, entrate. Latinista, latinista, sì, ma è altrettanto bravo in ortografia, almeno. Avanti, rispondete. Beh, ho letto molto. Sì, ma qui dovrete scrivere. Ho un ritardo considerevole. Negli ultimi 2 anni ho avuto 7 segretari, l'uno più imbecille e netto dell'altro. 3 zollette di zucchero. Pare che voi siate sveglio e intelligente. Nemmeno una parola, mai. Dettata da me, e questo è logico, o ascoltata per caso, non una parola deve uscire da questa camera. State tranquillo. Comunque, se tra qualche mese il marchese della Mole vorrà fare a meno di voi... In quel caso ritornerei in seminario. A questo proposito, ritengo indispensabile che Julien segua tutti i giorni un corso di teologia. Ma dopo che avrà terminato il suo lavoro. Parliamo invece di quell'abito nero. Ci tenete veramente? Nel modo più assoluto. Ma allora non potrebbe essere un nero un po' più... diciamo, un nero un po' meno triste. Un nero ecclesiastico, magari. Ma Julien non è ancora prete. Non ancora. Non ancora? Allora tutto bene. Andate subito dal mio sarto. Ordinategli qualche abito. Nero, visto che non se ne può fare a meno. E delle camicie, naturalmente. Quante camicie? 2, 3? 2 dozzine, tanto per cominciare. E passate dal calzolaio. Ecco gli indirizzi. Arsène, d'ora in avanti voi vi occuperete del signor Sorel, dico bene? Sì. Sì, signor Marchese. Vi farò tenere quella parrocchia, ve lo prometto, dalle parti di Lisieux. Vicino alla mia tenuta di Plantargis, un presbiterio accogliente, invidiabile, vi piacerebbe? Ma ovviamente resterete il mio avvocato. Signor Abate? La sua andatura. Qualche lezione di ballo gli gioverebbe finché non sarà prete. È fuori questione. Sembra molto generoso. Il signor De Renal sarebbe morto piuttosto che servirmi il tè con le sue mani. Sì, ma fate attenzione. È uno dei più potenti signori del regno. È generoso, ma è un uomo che agisce per capriccio. I suoi antenati sono andati alle crociate e questa per lui è la sola qualità che sia degna di rispetto. Qui il denaro è secondario, non siamo in provincia. A proposito, ho ottenuto per voi 100 luigi, va bene? Visto che il denaro è secondario. Io ho una gran sete, voi no? Una che l'avete detto? Da loro dovrete farvi rispettare o vi perseguiteranno. Io vi devo ringraziare perché voi vi siete comportato come un padre. Non mi lamenterò più della sorte, anche se la vita mi ha riservato un'infanzia non molto felice. Anche voi mi avete aiutato. Portateci da Stop, il sarto del marchese. A Besançon, quando sono stato destituito, ero solo, tutti mi voltavano le spalle. Voi, invece, mi avete offerto i vostri risparmi. Comunque, non bisogna mai parlare di sorte, figlio mio, ma di provvidenza. Buonasera a tutti, signori. Buonasera. Matilde si fa un po' attendere stasera. Ma siamo al 30 di aprile. Oh, che sciocca, è vero? Sconsiglierei al povero Philippe di dichiararsi oggi. Il signor Julien de Sorel.
Ceneremo con un domestico questa sera. Ma come? Arsène non vi ha messo al corrente. Ci si veste bene dopo le 6. Bisogna vestirsi. Quei pantaloni. Vado subito a cambiarmi. Ma no, per stasera non occorre. Fa niente. Vi presento il signor Julien Sorel. E non te, Sorel. Julien sarà il mio segretario. Il barone de Cully, la baronessa, il visconte di St. Clair, Lord Suffolk. Eravamo tutti a Londra durante i lunghi anni bui. Preferirei non definirli così. Direi piuttosto di emigrazione. Davvero? Sì, padre. Te l'affido. Bene. Ma insomma, dov'è Matilda? Vi presento la contessa De Fervaques. Contessa? Ci mancava un provinciale. Com'è pittoresco averlo qui. La contessa della Sainte-Arédité, la migliore amica di mia sorella, e il suo fidanzato, il marchese di Rouvray. Il duca di Croisenois, il fidanzato di Matilde. Oh no, non ditelo, non è ancora ufficiale. Il barone de Luz e il signor Ducré. Non sapevo che aveste una sorella. Norbert, dovreste spiegare al nostro giovane amico il significato del 30 aprile, altrimenti è destinato a non capire niente. La cena è servita. La cena aspetterà, non ho ancora bevuto il mio champagne. Padre, non mi punirete per qualche minuto di ritardo? Come sei bella, figlia mia, malgrado tutto quel nero. Siete abate, signor Sorel? Tolleron sa presto a tradire re Carlo X. Ne ha l'abitudine. E chi non ha mai tradito? Voi, forse? O voi, Philippe? Il signor di Talleyrand è l'uomo più brillante del secolo. Ma cambia di continuo idea. Solo gli imbecilli si lasciano tiranneggiare dalle proprie opinioni. Buonasera, Matilda. Ah, ti presento il signor Julien Sorel. Buonasera. Allora, questa cena? Muoio di fame. Sì, sono il segretario del marchese, ma non sono pagato per assistere alle loro serate. E credono di farmi un piacere. Io sarei così contento di cenare da solo in una bettola da 40 soldi. Julien, tutta Parigi brama di essere invitata in questa casa. Questa è una famiglia potente. I loro amici li rispettano. E il rispetto non è mai divertente. Sì, e di questo se ne rende conto anche la figlia del marchese. È una ragazza un po' eccentrica, però non è sciocca. Al contrario del suo ridicolo fidanzato. Julien, moderatevi. Allora è deciso. Partirete per la Normandia. Stasera stessa. Insomma, si potrà fare qualcosa per queste cene. Io vi assicuro che è la parte più penosa del mio lavoro. Non contate su di me. È che io sarei più contento di restare solo in camera mia con il memoriale di Sant'Elena. Finalmente ho potuto ricomprarlo. Le lezioni di Cristo sono molto più vantaggiose e meno pericolose per la tua reputazione. Conto di tornare tra qualche mese. Mi sentirò solo. Posso aiutarvi? Non siete obbligato. Non siete pagato per questo. Sono pagato per rispondervi garbatamente. Anche questo fa parte dei miei obblighi. Cerco Beaumarchais e Walter Scott. Sapete dove si trovano? Un momento, non riesco ancora ad orientarmi molto bene. E il memoriale di Sant'Elena è qui? O è nella vostra camera? Walter Scott, sembra di aver visto dei volumi stamattina. Comunque credo che la Francia non sia mai stata così alta nella stima dei popoli come durante gli anni in cui ha regnato l'imperatore. Regnato è la parola giusta. Coi suoi ciambellani, la sua pompa e ricevimenti alle Tuileries, ha restituito alla Francia tutte le insulsaggini monarchiche.
non è tutto quello che ha fatto. Far ammazzare 10.000 soldati sui campi di battaglia, in effetti è più coraggioso. Sì, ma c'era anche lui sui campi di battaglia. Altro che trincerarsi dietro i quartieri alti, tremando dalla paura che torni la rivoluzione. Walter Scott, hai un uomo a voi, ecco. La regola è di non parlare mai a cena né di Dio, né del re, né della rivoluzione, e soprattutto di non dirne mai bene. Discutete del tempo che fa. Mi rendo conto che è noioso, ma voi cercate di non dimenticarlo mai. Non mi interessa. Parlatene a vostro padre, se volete. Io sono pronto ad andarmene. Buongiorno, mia cara. Vi devo parlare. Qualcosa non va? Venite. Va bene. Io vi supplico, fatelo per me. Matilde, io non capisco. Dovete acconsentire. Ma perché? Non potete rifiutare questo alla vostra devota figlia. Vi prego, ditemi di sì. Matilde. Tuoni e fulmini. Eh no, stavolta è davvero troppo. Sono deluso. E sono esasperato. Sedetevi. E scrivete. Signore. No. Caro amico. È con rammarico che vi informo che gli accordi ai quali eravamo giunti dovranno essere annullati. Ebbene, cosa aspettate? Indirizzata all'abate Pirar. Abate Pirar? Perché all'abate Pirar? Scusate. Dunque, al signor Duca di Croix-Noire. 420, Rue Saint-Honoré. Caro amico, gli accordi da noi presi... No, così non va bene. Accidenti a me che mi lascio convincere. Caro amico, le nostre famiglie saranno unite e ne sono molto lieto. Punto. Tuttavia... Tuttavia? Ho una debolezza nei confronti di quella figliola che non riesco a spiegarmi. Tuttavia, mi sembra cosa saggia rimandare di qualche mese il fidanzamento ufficiale. Matilde, infatti, partirà oggi stesso per la nostra proprietà di Isès allo scopo di trascorrervi l'estate. Questo leggero contrattempo, che contrattempo non è, ci permetterà di regolare con tranquillità gli ultimi dettagli relativi alla dote che io accorderò a mia figlia. Che contrattempo non è. Credete che vada bene? È di troppo, secondo voi? Si tratta di un contrattempo. Voi lo sapete, lui lo sa. Mi sembra che la frase che contrattempo non è accentui il fatto che esista un impedimento. Bene. Chiudete la lettera con una formula di cortesia. La leggerò più tardi. Dopodiché fuggite. Sono quasi le 3. Avete il corso di teologia. Non voglio farmi sgridare dall'abate Pirat. Il polso più leggero, signore. E il braccio sinistro più in alto. Così. Bene, ricominciamo. Ancora. Julien Sorel è qui? No, Julien Sorel non c'è. Viene il martedì, il giovedì e il sabato. Forse potete trovarlo alla scuola di ballo, in Rue de Condé 20 o 22, se mi ricordo bene. Sì, progressi, ma non in teologia. Sono 6 mesi che non mi fate vedere al corso. Devo viaggiare molto. Le terre del Marchese sono in Picardia, in Bretagna. Mi manda ogni mese a verificare l'amministrazione. Anzi, mi ha anche parlato
di una prossima missione in Inghilterra. Ah, bene. Perché non studiate anche l'inglese, allora? La danza, la spada, il cavallo. I vostri compagni di seminario si troveranno accanto un perfetto gentiluomo, un gentleman, un dandy. E Dio in tutto questo? Dov'è Dio in tutto questo? Siete cieco, per caso? Perché non guardate dove mettete i piedi? No. Per favore, signore, raccogliete l'ombrello che avete fatto cadere. Raccoglietelo da solo. O chiedete aiuto al buon Dio. Signore, io vi disprezzo. Il vostro indirizzo. Non mi batto con un uomo in sottana. Sono io che mi batto contro chi offende la Chiesa. Il vostro indirizzo. Eccolo, il mio indirizzo. Julien! Venite. A Parigi bisogna anche sapersi battere. È il vostro biglietto? Signor Sorello. Non capisco. Questo è il vostro? Sì, è il mio. Vi conosco. Non ditemi che non è lui. No, non è lui. Scusate, ma non comprendo. Ero venuto per battermi, signore, ma... No, questa è un'ottima idea. Richard, più tardi, per favore. Ma per quale motivo sei illecito? Codardo. Quell'uomo si è fatto passare per voi. Separatevi, qualcuno risepari. Capita spesso al vostro amico di battersi come un carrettiere? Via, via. Andate via. Un altro cocchiere, avanti. Voi, prendete il suo posto. Beh, ora andremo a batterci, dal momento che siete venuto per questo. Battere. Salite. Prego. Anche voi, padrino, salite, avanti. Non vorrete battervi così vestito? Perché no? Su, muovetevi. Il suo abito nero vale per due. Per favore. Fermatevi davanti alla casa del mio amico Beauvoisis. Ho bisogno di un padrino anch'io. Allora, ti aspetta un bel duello. Mi piace. Non ci si diverte più in Francia. Niente passioni, niente follia. Perfino la crudeltà non è più divertente. Che scempio. Siete in tempo per ritirarvi. Signori, quando volete. Ho mirato all'articolazione. Spero solo di non avervi fatto troppo male. L'unico modo perché la Francia si salvi. Avete ragione. Lo so. È stato un piacere. Anche per me. Grazie. A giovedì, allora, all'opera. Chiedete del mio ballo. I miei omaggi al marchese. È un vostro parente, immagino. No. Sono il suo segretario. C'è sempre una prima volta per tutto. Mi sono dovuto battere con un domestico. Il medico ha detto di mettervi a letto. Oh, lasciami in pace. Mi voglio vestire. Mi aiuterà Julien. Vattene. Avete redatto il rapporto sulle tasse per il ministro? Sì, signore. E il bilancio dei vari fitti in Piccardia? È sul vostro tavolo. Le calze. Le calze, vi prego, fatemi la grazia. Fate piano, eh? Ho i piedi indolenziti. Ma Altamira, sapete da dove viene? Ve l'ha detto? No. È un condannato a morte. Dal re? Sì, ma del suo paese. La sua è una delle più nobili famiglie di Napoli. Piano, piano. L'hanno condannato a morte ugualmente. Che personaggio ad averne incuriosire mia figlia. Ci pensate, lei che odia e disprezza tutti. Per l'opera vi metto a disposizione un anno d'abbonamento. Dal momento che siamo quasi parenti. E per il ballo invitate Altamira. Matilde ne sarà felice. Vostra figlia sta per rientrare. La costringerò. Insomma, farà quello che vuole, come d'abitudine.
Si parla molto in città del vostro nuovo segretario. Ah, sì? E che si dice? Che vi siete infatuato di lui. È un difetto di questo secolo, amico mio. Voi francesi non avete più ideali. Ah, l'illuminismo. Che ne è dell'illuminismo oggi? Il denaro ha vinto, ha trionfato sulle idee. Cosa sarebbe Danton al giorno d'oggi? Un ladro. Peggio ancora, un venduto. E come lui tutti. Del re di Napoli poi non parliamone nemmeno. Lui sì che è stato un ladro. Meglio rubare o vendersi? Oh. Vi conoscete? Siete amici? Abbiamo tante cose in comune, noi due. Capita sovente alle persone, come dire, fuori posto. No, perdonatemi. Ho appena visto una canaglia alla quale devo dire due parole. Dicono che questo sia il più bel ballo della stagione. Non posso giudicare, questo è il mio primo ballo, signorina. Ma mi sembra magnifico. Rousseau diceva, queste follie mi sorprendono ma non mi affascinano. Julien! Julien! Mio padre non vi paga nemmeno per parlarmi di Jean-Jacques Rousseau, vedo. Cosa avete? Niente. Guardavo i vostri occhi. Sono molto belli. Non ho fatto altro che ballare tutta la sera. Sono esausta. Vostro padre balla divinamente. Riposatevi allora, tocca a me adesso. Sì, e poi torniamo. Julien, un giorno mi direte la verità. Chi era vostro padre? Non sono forse vostra amica? A me potete dirlo, adoro le confidenze. Mia sorella. Oh. Eh sì, il mondo è piccolo, d'altronde non sono sorpreso, vi cercavo. Il signor Valnot, la contessa de Fervac. Barone de Valnot. Poi mi direte come avete trovato questa storia del figlio del carpentiere. Venite da Verrières. Sono arrivato stamattina. Sono venuto a ringraziare il signor ministro per la mia baronia. Il signor De Renal non è più sindaco, ho preso io il suo posto. E stanno tutti bene? Anche il piccolo Stanislas sta bene? Ho saputo che vi occupate della corrispondenza del marchese. Ah, avete ben nascosto il vostro gioco. Dite, questo duca spagnolo, prigioniero di guerra, l'avete mai conosciuto? Duca spagnolo? No, mai. Sono indiscreto. In fondo non siete voi e il signor della Mola a parlare, a volte a sproposito. Julien Sorel, io ho intuito, ho sempre saputo che c'era qualcosa in voi. Ebbene, se un giorno, chissà, doveste tornare a Verrières, potrei trasmetterle un messaggio, io la vedrò presto. Di chi parlate? Come non detto. Che ne dite di un giro in città? Con piacere. Cominciavo ad annoiarmi. Scusate, la tomba del maresciallo Ney. Salite quelle scale e girate a sinistra. Quelle? Sì. Grazie.
C'è qualcuno che amavate qui? Sì. E voi come mai in un cimitero? Ah, ci vengo spesso. Passeggio un po'. Leggo i nomi, le date. A volte guardando un medaglione o un epitafio immagino tante cose. Non mi preoccupo di quello che la gente pensa di me. Vi hanno spiegato perché porto il lutto il 30 d'aprile? No. Porto il lutto per amore. Per una forma d'amore che non esiste più. Un de la Mole, mio antenato, e Margherita, regina di Navarra, sfidarono legge e convenienze. Lui si dannò per lei. Non avendo nulla da sacrificargli, a parte la sua reputazione, lei lo amò davanti al mondo, finché non venne ucciso. Aveva 20 anni. La prima volta che lui la vide, capì subito che sarebbe stata il suo unico amore e la sua condanna. A Margherita avevano detto, come ad ogni principessa, che sarebbe stata la più felice di tutte, a cagione della sua nascita regale e della sua bellezza. Ma era solo per sottometterla. È per questa ragione che i sovrani impazziscono o muoiono di noia. Quando lui morì, lei si avvicinò alla bara, baciò le sue labbra ormai fredde, avvolse la sua testa recisa in un telo e se la portò via. Poi la seppellì in un luogo sacro. E finché visse, ogni anno, il 30 d'aprile tornò a trovarlo. Voglio che questo non sia dimenticato. Ammiro questo amore perché fu audace, pericoloso, passionale. Ci insegna che vale la pena di vivere. È una donna la persona che siete venuto a trovare, un grande amore. Potete confidarvi, sottenere un segreto. Nessuna donna. Sono stato sulla tomba del maresciallo Ney. Forse per voi è un traditore, ma per me non lo è. Nemmeno per me. Allora si moriva per un'idea, mai per una medaglia. Credo che 20 anni fa sarei morto anch'io per una speranza. La speranza di un mondo migliore. Siete cinica. E voi siete suscettibile. No, non sono suscettibile. Sono invidioso. Voi avete una libertà di parola, di gusto, di pensiero che forse io non riuscirò mai ad avere. E perché? Perché sono povero. Perché nemmeno pensare. Nemmeno pensare a un diritto quando non si ha un centesimo in tasca. Scusate, forse mi sto prendendo una libertà eccessiva. Perdonate. C'è molto orgoglio nelle vostre parole. Questo argomento vi ferisce. Disprezzate il denaro, forse? No, disprezzo la grettezza di quelli che non ne hanno e l'arroganza di quelli che ne hanno tanto. Siete molto infelici, allora. E voi no? Poi ha inciampato su una pietra. E si è aggrappata a me. Si è aggrappata a me. Per non cadere. In che modo? Così. Oh, così forte. E la mano? Sulla mano o sulla manica? La pelle. Ha toccato la pelle? Sì, certo. Mi ha preso la mano e non voleva più lasciarla. E di colpo si è verificata una cosa del tutto inattesa. Qualcosa che mai pensavo sarebbe accaduto. Non provo più noia. Mi ha confessato la sua povertà, le sue sofferenze, le sue umiliazioni. Prudenza, è solo un domestico. Sono stata male per lui. Così ho pensato... Non sarà che lo amo, che ho avuto anch'io la sorte di essere innamorata. Ah, Matilde! Non è ricco, ma ha una tale forza. Forse ama un'altra. Non lascia capire se gli piaccio. E poi per la prima volta mi sono accorto di com'è bella. Allora ha cominciato a raccontarmi un po' di sé. Attenzione. Mai entrare nel ruolo del confidente. Poi siamo saliti in carrozza insieme. E io le ho chiesto di raccontarmi qualcosa del fidanzato. Ho ricevuto decine di lettere, da Filippo, da altri. Tutte prevedibili. Malinconie, passionalità sottintese, troppa prudenza. Poi l'ho guardata dritta negli occhi. Le ho detto, ma Filippo allora non ha capito niente. E lei, perché? Cosa non ha capito? Che è proprio l'imprudenza che vi interessa. Non sopporto che mi abbia messo a nudo in quel modo. L'ho odiato.
soprattutto quando ha detto: voi lo amate ugualmente, detestate in lui il fatto che sarà vostro marito, nient'altro. Che impudenza, dimentica di essere figlio di un carpentiere. Quando ci siamo rivisti in biblioteca sono stata odiosa, insopportabile. Dopodiché non c'è stato più un momento uguale all'altro. A volte lei è gelida, altera. Poi a un tratto si rivolge a me e mi sorride, è gentile, mi guarda come se... Voi mi capite? Sì, insomma, ti guarda come se ti amasse. No. Credo di conoscere gli occhi di una donna che ama. Gli occhi di Mathilde sono pieni di passione, ma... l'amore è un'altra cosa. E poi perché dovrebbe scegliere me? Philippe de Vernat ha tutto, ha il nome, le terre, i titoli, la famiglia. Certo, in confronto a me, quel damerino... No. Signorina. Eppure lei mi cerca continuamente, soprattutto quando la ignoro, è sempre così. Se ad esempio mi assento per qualche giorno, quando torno ho la sensazione di vedere il suo sguardo animarsi. Ah, tutto questo fa parte della strategia. La cosa importante è che lei alla fine scelga te a discapito di un discendente di quel Quaresma che andò alle crociate. Eh? Non è così? Che mi scelga. Vedremo poi se l'amo. È fatto così. Guardate, si sta battendo. Si sa mai. Non si farà questo matrimonio. Domani farò sapere a Mathilde che lascio la casa. Così vediamo che succede. Non è più come una volta. Già. Colpa della nuova economia, ma io dico che non può durare. Fortunatamente il nostro re rimetterà ogni cosa al suo posto. Questo è da vedersi, amico mio, è da vedersi. Non partite, non vedervi più sarebbe superiore alle mie forze. Eccomi. Pensavo che non veniste più, che non vi sareste mai deciso. Tiro via la scala. Lasciatemi, che cosa fate? Ho preparato una corda. Si direbbe che ne abbiate l'abitudine. Che
Cosa volete dire? È stato lo stesso con Crasmois, forse con altri. Voi siete il primo ad entrare in questa camera. Avete dunque tanta paura? Credo che a volte non sia poi così stupido avere paura. Ho deciso di amarvi perché non siete come gli altri. Perché questo non era previsto. Perché non so bene chi siete. Avete deciso di amarmi. Credevo che certe cose si decidessero in due. Aspetta. Voglio essere tua, sono tua. Vieni. Non sarò mai tua. Mai. Non sarò mai tua. Alzati. Esci di qui. Vattene. Ti detesto. Non hai alcun diritto su di me. Non avrai mai alcun diritto su di me. Mi sono data al primo venuto! Va via, vattene! Lascia questa casa! Vattene via! Va via! Vattene! Visto che più niente lo impedisce, fisserei la data del matrimonio dei nostri due rampolli. A tal fine vi suggerisco di prendere un appuntamento con il mio notaio, il signor Champetier de Rib. Champetier? Cos'è, non va bene? Perdonatemi, quel viaggio, quella missione a Londra di cui mi avete parlato, per quando è? Non lo so, il mese prossimo forse. Perché? Io penso che partire un po' di tempo prima mi consentirebbe di familiarizzare meglio con l'inglese, con le nuove abitudini. Caro amico, giusto poco fa dicevo a Julien che ormai non posso più fare a meno di lui. Non potrei proprio rinunciarvi. Capitate, a proposito, questo contratto mi sfinisce. Il duca di Grosnois da scialacquatore si trasforma in mercante quando si tratta di dote. Gli ho già promesso la tenuta di Vilquier e una rendita di 3.000 franchi. Ah, basta, vi prego, sono stanca. Vi arrendete, dunque. La questione è sempre la stessa. I boschi... Scusatemi. Di... Ho paura che alla fine dovrò cedere. Voi cosa fareste al mio posto? Perché non facciamo una passeggiata? Signorina della Mol, dovrei parlarvi. Non adesso, più tardi. No, adesso, per favore. In biblioteca. Andate, vi raggiungo. Voi pensate di potermi trattare come un essere inferiore e di usarmi per il vostro divertimento? Rassicuratevi, non mi diverto più. Osate darmi ordini in pubblico? Volete creare uno scandalo? Gridare ai quattro venti che mi sono data a voi? Ebbene, gridatelo, fatelo, coraggio! Voi state gridando. E allora? È casa mia questa. Ho cambiato idea. Mi sono sbagliata. Non mi interessate più. Per colpa della vostra ambizione vi siete fatto delle illusioni. Ho visto la vostra aria di trionfo. Vi guardavate come una proprietà. Voi siete stato il primo, ma non sarete l'unico. Non siete altro che un pezzente, il figlio di un carpentiere. Uccidimi se vuoi, avanti. Lo avresti fatto? Non vi preoccupate. Avrò premura di mantenere segreto tutto quello che è successo. Mi avrebbe uccisa. Julien, aprimi.
Aprimi. Julien. Julien, perdonami. Ti chiedo perdono, per favore, aprimi. Aprimi. Matilde. Sei qui. Sto impazzendo. Ho paura di me stesso, di quello che potrei fare. Mai più mi rivelerò a te, te lo giuro. Stavi per uccidermi. Avresti rischiato tanto per me. Cosa fai? A suggello del mio giuramento di essere tua per la vita. Ma allora mi ami? Dimmi che mi ami. Oh, sì, ti amo. Avete tutta la mia fiducia, lo sapete. Questo messaggio dovrà in ogni caso restare segreto. A messaggio trasmesso resterete a Londra presso il mio amico Suffolk e lì aspetterete le mie istruzioni. Ah, allora, come ti senti oggi? Cosa ha detto il medico? Che restare rinchiusa non fa bene. E ha ragione. La porta sprangata, le persiane chiuse tutto il giorno. Come è potuto restare segregata lì dentro per una settimana? Sedetevi. Il medico ha anche aggiunto che è tempo che io mi diverta. Partite, signor Sorel. Sì, tra poco. Infatti credevo che non vi avrei potuto nemmeno salutare prima della partenza. Sono 8 giorni che vostro padre e io siamo tutti molto preoccupati per voi. Lui mi conosce. Non è vero, forse? Ci sono giorni che sono stanca di tutto. E poi, di colpo, tutto bene. Oggi è così, tutto bene. Questa zuppa mi sembra gustosa, ma non ho fame. Buon viaggio, signor Sorel. Bene. Julien, allora, adesso ripetetemi quello che dovete dire a Lord Grey da parte mia. Arsène, lasciaci soli. Bene, dite, non l'avrete già dimenticato. No. Il marchese della Mole mi ha incaricato personalmente di riferirvi il seguente messaggio, che vuole rimanga un segreto fra voi. Oggi nulla può più impedire un naufragio. Re Carlo X è in pericolo. La legittimità stessa è in pericolo. Siamo alle soglie di una nuova rivoluzione. I might hurt you with my news. It won't be long now. Thank you. Ma tu l'ami o no? Se l'ami, bisogna che torni a Parigi. Ma non so più nemmeno io se l'amo, se non l'amo. È che lei è una donna incomprensibile. Excuse me, I want to see it in the mirror. Non lo sai, eh? No, non lo so. Alle volte mi viene in mente un'altra persona. A che pensi? A una donna che mi ha donato tutto senza nessuna riserva. Come lo trovi? Molto bello. Magnifico. Una donna tanto diversa da Matilde, eh? Non riesco a togliermela dalla testa, Matilde. Ma è l'idea che sposi quell'imbecille la mia ossessione, sai? Beh, almeno qualcosa la sai. Vieni, ti ho portato un regalo. 56 lettere d'amore, scritte col preciso intento di conquistare una donna. Ci sono tutti gli ingredienti giusti. Gelosia, minacce, indifferenza, ritorno di fiamma. Sono tutte numerate e in ordine. It will be ready for you day after tomorrow, sir. Oh, thank you, sir. Al ritmo di 2 lettere al giorno. Ma sei pazzo. Se adesso le scrivessi mi renderei solo più ridicolo e insopportabile. A chi? A Matilda, chi se no? E chi ha parlato di Matilda?
E poi non le dovrai nemmeno scrivere, si tratta solamente di ricopiarle. Avanti, spiegati. Da oggi invierai 2 lettere al giorno. 30 lettere uguale 15 giorni. Tra 15 giorni rientrerai a Parigi. Devi liberarti a ogni costo, devi tornare. E quando arriverai, lei sarà già cotta a puntino. Ma lei chi? La contessa della Fervacca. Stai scherzando? Hai qualcosa in contrario? Ricordati che è vedova, ricca, è una donna influente e ha il miglior palco all'opera. Se riuscirei a spuntarla con lei, farai impazzire Matilde. E perché 56 lettere, non 31 o 69? Perché l'amico Korasov, il russo. È stato un russo a mandarle e a lui poi sono tornate. Si fece mettere alla porta alla 56esima. Quando consegnerai le lettere, assumi sempre un'aria annoiata. Se per caso una cameriera ti osserva dalla finestra, tu fa mostra di un sorriso un po' malinconico. Per tutto il tempo con Matilde, fa tutto il contrario di ciò che si aspetta. Non farle il minimo rimprovero. Sia affascinante, ma senza far uso di fascino. Non mostrare indifferenza assoluta, però, apparirebbe falso. Ella si fingerà distratta, ma vedrà tutto. Ah, mi raccomando, quando esci, abbi sempre un'aria ansiosa, rientrando invece sempre un po' meno. Ma torniamo alla contessa. Le lettere continueranno a giungere e lei continuerà ad ignorarle. Poi un giorno, diciamo, verso la 35esima, ti fermerai, non le manderai più. E ti garantisco che ben presto... È per il signor Sorella. Che cos'è? Una lettera per il signor Sorella. La contessa scende subito. Buonasera, Julien. Siete fatti l'uno per l'altro, il piccolo borghese e la ricca vedova. O meglio, dovrei dire il figlio del carpentiere innamorato della prostituta. Come osate farlo? Tutti ne sono al corrente, tutta Parigi ne è al corrente. Una lettera al giorno, a volte due. Ma al corrente di cosa? Avete ottenuto da lei tutta Parigi, sa che è la vostra amante. Ammettetelo. Non devo ammettere niente io. Non sono sorpresa. Lei adora i religiosi. È circondata da prelati che mantiene generosamente. Non solo vi servite di lei, ma la disprezzate. Non aprite nemmeno le sue lettere, quelle di una donna che si è compromessa. Va bene. Visto che la cosa sembra interessarvi. Signore, questa sera all'opera sarà in scena il matrimonio segreto. Datemi la gioia di venire nel mio palco alle 8. Cederemo poi da Beaufort. È già tardi. Ma allora non l'ami? Se non hai nemmeno aperto le sue lettere. Scusate, ma avete sentito? Devo andare all'opera. Oh, ti adoro, Julien, ti adoro. Ti domando scusa. Ma chi adori? Chi? Voglio delle garanzie. Delle garanzie? Tra 2 o 3 giorni. Che cosa direte, eh? Che sono una nullità? Che sposerete un altro? No, non lo sposerò mai. Ho bisogno di riflettere. Ve l'ho detto, sono in ritardo. Lasciatemi da solo, vi prego. Sei venuta.
credo di non averla mai adorata come questa sera. E perché questa sera lei è pazza di te, è ovvio. Tu credi? Pensa sempre al domatore. Vive accanto alla sua tigre. Hanno una forte intimità. Lui la carezza, lei gli fa le fusa. Ma lui ha sempre una pistola carica a portata di mano. Fermo, non ti muovere, se le corri incontro rovinerai tutto. Vuoi delle garanzie? Te le darò. Portami via, ora, subito. Non è una garanzia questa. Fammi pagare tutto, tutto quello che t'ho fatto. Sono pronta ai pericoli, al disonore. Lo dirò a mio padre, se ci caccerà non importa. È me che cacceranno te. No, io non lo permetterò. Andremo via insieme, te lo prometto. Glielo vado a dire subito. Matilde, ti proibisco di farlo adesso. Lo spettacolo. Ti aspetto in camera mia stanotte. Ah, Julien, raccontate dell'Inghilterra ai nostri amici. Mi ha fatto tanto ridere. Ciascun inglese perde il senno almeno una volta al giorno. Ah, l'ho trovato molto divertente. Julien! Ah, dove eravate? Non vi trovavo più, siete sparito. Perdonatemi. Julien è appena rientrato. Nella vostra lettera di stamattina, voi dite: stanotte mi adorate, vi scrivo da San Pietroburgo. Perché San Pietroburgo? Perché, Julien? Vi confesso che non ho capito bene. San Pietroburgo. Perché... Lo porto via San Pietroburgo. Perdonate. Torno subito. Ma che hai fatto? Hai lasciato scritto San Pietroburgo. Se non corriamo ai ripari, tra 50 anni in Europa non ci saranno più regni, ma solo repubbliche. Non condannatemi. È colpa mia. Da tempo lo sospettavo. Ma speravo di sbagliarmi. E adesso non posso dir niente. È una confessione questa, vero? Sì, è una confessione. Povero Marchese, gli si spezzerà il cuore. Matilde vuole parlargli. Dio vi protegga, la sua vendetta sarà terribile. E non so dargli torto. Sì, lo capisco. In fondo mi fa pena. Avete pena per lui? È il mio benefattore. Mi dispiace provocargli un dolore. Ma non ho paura. Non temete nessuno, nemmeno la collera di Dio. Io ho paura per voi, figliolo. Signore? Vi ringrazio di essere venuto. Ah, questa gotta non mi dà pace. Stasera cenderemo più tardi. Oggi è il 30 aprile e Dio solo sa che ora Matilde tornerà dal cimitero. Voi conoscete la sua follia. Come sta adesso? Ah, bene, non l'ho mai vista più felice. Oggi mi sono sentito dire che stasera, per il solito anniversario, non porterà più il lutto. E la parentesi funerea forse avrà fine. Quel Croasno ha una buona influenza su di lei. Finalmente, questo fidanzamento va che è una meraviglia. Non sarò mai duchessa, padre mio. Ma lo sapevo amandolo. Perché sono io che ho amato per prima. Sono io che l'ho sedotto. È una confessione difficile, ma siete stato voi a mettere sotto i miei occhi le qualità e il merito di quel giovane.
siete stato voi a dire al suo ritorno da Londra Julien è l'unico che mi fa divertire. Lui mi rispettava e mi parlava raramente perché ha un senso molto vivo delle differenze tra le posizioni sociali. Il mio fallo è irreparabile. Se voi le esigete e noi vi comprenderemo, non lo vedrete più. Ma io andrò a raggiungerlo dove vorrà. Ma è il mio dovere verso il padre di mio figlio. Partiremo per evitare lo scandalo. Vivremo modestamente. Lui darà lezioni di latino e di letteratura, in Svizzera, per esempio. Nessuno lo saprà. Nessuno riconoscerà vostra figlia nella signora Sorella, nuora di un carpentiere di Verrières. Sta zitta! Non dire altro. Taci, ti supplico. Non potrei chiamarti signora Sorella. Lo ammazzerò piuttosto. Se morirà, morirò anch'io. Non puoi diventare la signora Sorella. Quella è meno di niente, è solo un piccolo arrivista. Se morirà, io porterò il lutto. Invierò partecipazioni. Sarò pubblicamente la vedova Sorella. E i gentiluomini più illustri di Francia mi hanno chiesto la tua mano. È l'unico uomo che ammiro. Ovunque andrà saprà elevarsi, con o senza il vostro aiuto. Il mio aiuto? Saprà elevarsi. E se verrà una rivoluzione, sarà lui che vi salverà. Ma perché non è fuggito? Ammesso che sia stata tu la prima... Oh, niente mi fa più orrore di questo. Ma voi l'adoravate. Sì. E oggi per la prima volta vedo in lui qualcosa di terribile. Qualcosa di... Insomma, devo riflettere. Trovare una soluzione. La povertà a voi sembra disonorevole, ignobile, ma a me no. Vivrò in esilio con mio marito e mio figlio, ho deciso. Non parlare d'esilio. Tu non sai nemmeno cosa sia l'esilio. E non sai nemmeno cosa sia la povertà. Allora noi ci sposeremo pubblicamente. Faremo un viaggio e il bambino al ritorno sarà già nato. E finalmente noi potremo... Noi? Noi chi? Forse i coniugi Sorel? È la prima volta che sono felice. Dicevate sempre che niente era più importante per voi. Felice, sì, ma non così. Che se ne va? Fate attenzione. Oh, mio Dio. Che parta. Altrimenti lo ucciderò. Ho bisogno di qualche settimana. Abbiamo qualche settimana, dico bene. Dopodiché deciderò. Quante settimane? 3 o 4, un mese. Forse meno. Ma intanto lui deve partire. Che sparisca. Altrimenti lo farò uccidere da uno dei miei domestici. Non vuole più vedervi. Ha lasciato questo per voi. Purché ve ne andiate. A Edimburgo, a Nuova York, o dove volete. Non vuole più vedervi. Non vuole più vedervi! Julien! Non partirò! Non potete sopprimere mio figlio! Lasciate vivere mio figlio. Uccidetemi piuttosto, ma lasciate vivere mio figlio. Victor, fermati. Una cosa mi piacerebbe sapere. Avete almeno provato un amore vero, un amore imprevisto per voi? Come imprevisto? Sapevate che ho 100.000 scudi di rendita e che amo mia figlia più di ogni altra cosa, lo sapevate. Stento a credere che Matilda abbia preso per prima l'iniziativa, ma ammettiamolo. Perché allora non siete fuggito? Era vostro dovere. Ma io vi domandai di mandarmi subito a Londra. Vi ricordate? I vostri sentimenti. C'è mai stata della volgarità? Della volgarità materiale nei vostri sentimenti. Il denaro non mi interessa. Ma chi sei? Che cosa vuoi? Sono uno al quale la vita non ha mai regalato niente.
e non posso privarmi di questo amore. Di mio figlio e di Matilde. Io so che non potete vivere senza di lei, ma lei non può vivere senza di me. In camera mia è troppo rischioso. Vieni. Giovedì lascio la casa. L'ho detto a mio padre. Ti ho dato 4 settimane. Vado dall'uomo che amo. 4 settimane. Non ne potevo più. Sei stato infelice. Sì. Non posso più vivere senza di te. L'ho supplicato di assistere alla cerimonia. Un giorno sembra disposto ad accettare, poi cambia idea. È come un gioco tra noi, ma ora basta. Ora deve prendere una decisione. Quale decisione? Spero ancora che accetti un matrimonio pubblico. Ma no, ti ho detto di non insistere. Non importa, non importa. Ma sì, è importante per me. Lasciami fare. So quello che faccio, fidati. Come sei cambiata. Sì. Ho aspettato questo momento tutta la vita. Sono così felice, Julien. Vattene ora, è pericoloso qui per te. Dimenticavo, ho rotto il mio fidanzamento. Possiamo cominciare. Potrebbe ancora venire. Julien, vogliono ucciderti! Hai vinto! Eccoti affrancato dal nome di Julien Sorel. Siete nella casa di Dio, Morbert! Fermatevi, non siamo qui per spargere sangue. Ecco un brevetto di tenente degli Ussari per il cavaliere Julien de la Vernet. È tutto scritto qui, signore. Avete 24 ore per raggiungere il vostro reggimento a Strasburgo. Mio padre vi dona le terre del Linguadoca e 10.000 franchi al mese a ciascuno di voi. Quanto alle nozze ufficiali, saranno celebrate a Parigi il mese prossimo. A meno che mio padre non mi obblighi, non assisterò mai al vostro matrimonio. Abbiamo vinto, amore mio. Abbiamo vinto. Quello che li infastidisce è che sei diventato tenente senza mai essere stato sottotenente. È comprensibile. Chissà come la prenderanno quando mi vedranno generale prima dei 30 anni. Matilde, che fai qui? Che è successo? Perché sei qui?
Che è successo? Dimmi, è successo qualcosa al bambino? Parla. Mio padre ti maledice in eterno. Tutto è perduto ormai. Perché? Allora! Chi è la signora Dorenal? Perché ha scritto questa lettera orribile? Perché hai dato il suo nome a mio padre? È la madre del bambino di cui ero precettore. A Brière. Signore, la sacra causa della religione e della morale mi obbligano a rispondervi sinceramente. La persona per la quale domandate informazioni ha avuto in questa casa una condotta abominevole. Povero e avido. È con l'ipocrisia più consumata che quell'uomo ha cercato di diventare qualcuno. Il signor Sorel non ha alcun principio religioso. Penso che il solo mezzo che abbia per farsi valere dentro una casa sia quello di provare a sedurre la donna che vi regna. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Tu ci credi? Tu credi a questa lettera? Mio padre ci crede. Certo. Certo. Chi vorrebbe dare la propria figlia adorata in sposa all'essere descritto in questa lettera? Mi devi dimenticare. No. No. È mio dovere aggiungere che mascherandosi dietro un apparente interesse e servendosi di frasi da romanzo, Julien Sorel ha un unico obiettivo, quello di fare man bassa delle fortune delle famiglie di rango superiore, che lui odia da sempre e non lascia dietro di sé che sventura e rimorso eterno. Anima mea dominum, quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Misericordia eius a progenie. Luis! Non lasciare che gli facciano del male. Ti prego, pensa a lui, ti prego. Perché mi hai scritto quella lettera crudele? Mi hai ordinato di non risponderti, di non parlare di te a nostro figlio.
Mi hanno permesso di entrare perché ho giurato che sono tua moglie, sposata segretamente. Ho ottenuto molto. Una visita tutti i giorni. Sai, ho preso una casa qui vicino. Matilde, ti prego. Non farmi ripetere tutto quello che ti ho scritto. Farai 2 pasti al giorno, te li farò portare da casa mia. Il cortile, quello con gli alberi, puoi andarci a passeggiare quando vuoi. Non ti devi più occupare di me. Mi dimenticherai. Tra un anno sposerai Philippe de Crosnois e sarai felice come tutta la gente comune. Anche se ti può sembrare impossibile. È arrivato il momento di dimenticare Margherita di Navarra, credimi. Come avvocato ho il migliore, l'avvocato Massonet. Ha salvato decine di assassini. E visto che tu non l'hai uccisa, non vorrai morire per qualcosa che non hai commesso. Cosa hai detto? Hai detto che non l'ho uccisa. Sei sicura? Combatterò con te. Io ti salverò, Julien. La morte è un castigo che non meriti. È viva. Allora... allora l'ho ferita. L'ho solo ferita, l'ho soltanto ferita. Dove l'ho ferita? Dimmi, come sta? Vorrei sapere come sta, puoi farmelo sapere. Sì, posso chiedere. È viva. Allora forse mi... Forse mi perdonerà. Al processo il suo perdono sarà considerato come... Il processo? Vero, il processo. Julien, perché hai sparato a quella donna? Perché? Dovrò difendermi. Tutte quelle chiacchiere per poi essere condannato ugualmente. Perché non mi lasciano morire in pace? Se morirai, morirò anch'io. Come vedete, signor giudice, io sto bene. Dopo appena 2 mesi sono potuta venire da Verrières a Besançon. Intendete assistere al processo? Oh no, la mia presenza nuocerebbe al signor Sorel. Si potrebbe pensare che vengo a chiedere vendetta. Mentre la cosa che più desidero al mondo è che si salvi. Ma quel giovane vi ha sparato. È stato un momento di follia. Tutti a Verrières vi diranno che aveva squilibri, attimi di smarrimento. Passava dall'entusiasmo alla malinconia profonda, senza preavviso. Mio figlio, che l'adorava, ve lo potrà confermare. Ha anche lui dei nemici ed è normale. Ma nessuno ha mai messo in dubbio il talento, l'intelligenza, la cultura profonda di questo giovane umanista. Non è un uomo qualunque che dovrete giudicare, signore. Conosce la Sacra Bibbia a memoria. È un giovane pio, puro. Avevate scritto il contrario al signor de la Mole. Me ne sono così pentita. Ero sconvolta, ho commesso uno sbaglio. Ho perduto la testa. Ora capisco che è stata la mia lettera a spingerlo a quel gesto. Voi asserite che fu la vostra lettera a provocare il giovane Sorel. Ma considerando che ha sparato contro di voi una seconda volta, è chiara la premeditazione. Ma no, non è vero. Io l'ho visto. Non sapeva quello che faceva. Ho riconosciuto lo sguardo un po' vago che aveva prima delle crisi di delirio. Non ho dubbi. Signor giudice, se per causa mia un innocente vedrà la morte, la mia vita sarà come avvelenata. Non c'è stata premeditazione. Ho conosciuto Julien Sorel tempo fa. Come avete detto che si fa chiamare attualmente? Della Frenet? Della Vernet. Ho qui una lettera del ministro della guerra. Mio marito doveva diventare ufficiale superiore, così avremmo reso pubbliche le nozze celebrate in segreto. Beh, la distanza sociale è notevole. Il vostro Julien è figlio di un carpentiere, se ben ricordo. So che qui nulla si muove senza il vostro consenso. E così vostro padre è il marchese de la Mole. E mio zio è il cugino di Monsignore, il vescovo di Reims. È un'autorità nell'episcopato. E dite la vittima, questa signora di Renal, non è morta, si è salvata. Conoscete la storia, dunque? Besançon è una città di provincia. La gente parla. Tanto più che... Tanto più cosa? Si dice che questo giovane un tempo abbia ispirato una grande passione alla signora de Renal. Una passione corrisposta. Queste le voci. Perché tentare di ucciderla, dunque?
La signora sta bene. Lui ha commesso un errore grave, ma niente di più. Un atto dovuto a gelosia? È possibile. Forse si è invaghita di un confessore al quale concede libertà eccessive. Altrimenti perché le avrebbe sparato in chiesa davanti a testimoni? L'ha fatto perché questo abate, suo rivale, stava celebrando la messa. No? Lo aiuterete. Tireranno a sorte 30 giurati scelti tra i notabili del luogo. Io ne conoscerò quantomeno una decina. Sarei ben poco fortunato se non riuscissi a mettere insieme una maggioranza. Avrete bisogno di consolidare certe amicizie. Ho quei 50.000 franchi. Mi impegno a versare il doppio se... Dovrebbero essere sufficienti. Purtroppo è quella seconda pallottola che è imbarazzante. Julien, per l'ultima volta vi scongiuro. Lasciatemi sostenere la tesi della gelosia. Se lo ripetete ancora una volta, vi uccido. Scendete. Per di qua. Dove andate voi? Non si può entrare. Julien. È inutile. Ti prego, parla di crimine passionale e la gente si commuoverà. Non mi interessa. Non voglio che la gente si commuova. Voglio solo che finisca tutto in fretta. Matilda ha delle conoscenze, ha fatto tanto, ha ottenuto... No, anche... ti prego, non te ne occupare. Lascia questi intrighi a Matilda. Julien, abbiamo dalla nostra 10 giurati, altri 5 quasi sicuri. Io ti amo. Avvocato, vi devo... Amico mio. Sei venuto anche tu? Ma che cosa ti ha preso? Eh? Avevi tutto. Perché questa pazzia? Ascoltami, quella donna che sta in prima fila con la mantellina, la vedi? Dovresti portarle un messaggio da parte mia. Marcel, ci sono delle novità. Sembra che De Moro voglia testimoniare. Julien, sai chi è il presidente della giuria? Entra la giuria. Il procuratore generale è stato ridicolo. Ha pronunciato frasi come la barbarie del crimine commesso. Il figlio del carpentiere dall'ambizione senza confini, dall'orgoglio senza limiti. Ho visto dei giurati sbadigliare. E lui come sta? Oh, è difficile dirlo. Ha l'aria distratta, come se già si stesse preparando. Pare che voglia difendersi da solo. Mi ha mandato un amico, un italiano. Voleva sapere se eri guarita. Ti ha domandato mie notizie. Oh mio Dio, vuole sapere se sto bene. Signori giurati, non ho la fortuna di appartenere alla vostra classe sociale. Non vedo tra di voi contadini, né artigiani. Non vedo taglialegna arricchiti. Non verrò dunque giudicato dai miei pari. Per il delitto orribile che ho commesso. Non nutro nessuna illusione. Non vi chiedo nessun favore. Il mio delitto è atroce e premeditato.
Merito dunque la morte perché ho tentato di uccidere una donna. Una donna degna di rispetto. Pura. Una persona che ho amato. Ho amato come la madre che non ho avuto, come una sorella. E per la quale ho una riconoscenza senza limiti. Perché lei sola mi ha dimostrato che in questo mondo esiste la generosità e la felicità. Dunque, merito la morte. Devo essere punito per ciò che ho fatto. Ma io vedo qui degli uomini che vogliono punirmi per un altro delitto. Un delitto ai loro occhi ancora più grave. Vedo qui degli uomini che attraverso la mia colpa vogliono scoraggiare altri giovani. Quei giovani nati nelle classi inferiori. Quei giovani oppressi dal vostro disprezzo, dalla disuguaglianza. Quei giovani che osano esigere una buona istruzione. Quei giovani che vogliono prendere un posto in quella che voi ricchi chiamate la società. Perché questo per voi è un delitto. Guardate i vostri volti, terrorizzati dalla paura che vi vengano sottratti i vostri benefici, le vostre economie. Avete paura. Fate bene, perché la rivoluzione bussa alle vostre porte e voi non la volete ascoltare. Vero? Non la volete ascoltare, ma arriverà. Niente può fermare la forza della fratellanza e dell'uguaglianza. È il ricorso in appello, firma qui. Non ti è piaciuto ieri quando ho preso la parola? Peccato. Per la prima volta in vita mia improvvisavo. E sicuramente sarà anche l'ultima. Firma, Julien, firma, ti prego. Preferisco morire finché ne ho il coraggio. Allora non firmi. No. No, non firmo. Tu che maledici l'ipocrisia, sei il più ipocrita di tutti. Per favore, fa uno sforzo, per l'ultima volta, sii sincero. Tu ami quella donna. Sì, tu l'ami, l'hai sempre amata. Credi di averla voluto uccidere per vendetta o per amor mio? Inganni sia te che me. La volevi uccidere perché l'ami. Se ci fosse lei qui a supplicarti di firmare l'appello, tu lo faresti. Hai sempre fatto quello che voleva. Anche con la lettera. Con quella lettera ignobile scritta per la tua rovina. Anche allora è riuscita a farti fare esattamente ciò che voleva. Rovinare te e punirsi. Io la odio. La odio e maledico il giorno che ti ho incontrato. Lascia che ti guardi. Perdonami. Ti prego. No. Perdonami. No, sei tu che devi perdonarmi. È solo te che ho amato sempre, solo te. Solo te. La ferita. No. Ti prego, fammi vedere. Stare. Non è niente, è passato, è finito. Che cosa ti ho fatto? È colpa mia. Come ho potuto spedire quella lettera abominevole? Non sono stata io a scriverla, sai? Ma l'ho copiata e firmata. Me ne vergogno tanto. Perdonami, ma ero così gelosa. La tua felicità con quella ragazza. Adesso mi puoi raccontare.
Cosa è premato? Solo te. No, non piangere. Ho dato una fortuna al carceriere. Posso venire tutti i giorni per 2 mesi. Devi firmare, Julien. È per questo che sei venuta? Sì, 2 mesi con te. E poi ti dovrò lasciare. Che vuoi dire? Niente. Io firmo solo se mi giuri che non tenterai mai, mai, di toglierti la vita. E se invece morissimo noi due insieme? Preferisco 2 mesi sicuri con te. Me lo giuri? Te lo giuro. Tu... sono felice. Verrai tutti i giorni. Tutti i giorni. La signora De Renal? È in giardino. L'appello è respinto. A lui non l'ho ancora detto. Ma penso che gli farà piacere. Perché vuole morire, lo sapete? Parla più a voi che a me. Non dite così. L'appello è stato respinto. Sono al corrente di tutte le vostre visite. Quante volte, quanto tempo restate con lui. Vi ho fatto sorvegliare. All'inizio ho pianto tanto. Ho fatto delle scenate atroci. Ma ora è diverso. Sono cresciuta, forse. Ho capito che lui ama voi più di me. Benché gli abbiate fatto tanto male. Ci vuole forza per accettare questo. E io l'ho fatto. L'ho accettato. E vi sorprenderò. Lo amo più che mai. No, non mi sorprendete. Oh mio Dio, hanno respinto il ricorso. Perché non siete andata alla prigione ieri? Perché a volte sono troppo debole. Con lui fingete di star bene? Sì. Domani dovete andarci, è importante. Lui dice il contrario, ma le vostre visite lo rendono felice. Soltanto le vostre. Datemi il vostro braccio, mi devo appoggiare. Julien è nato nel luogo sbagliato e nel momento sbagliato. Quella nobiltà che non ha avuto per nascita, lui l'ha nel cuore. Per questo vuole morire con onore e con semplicità. Per essere degno di voi e di vostro figlio. Mio padre va dal re domani, a Saint-Cloud. La grazia è l'ultima speranza di salvarlo. E se ci andassi anch'io? Mi getterei ai suoi piedi, implorante. Volevo farlo anch'io, Julien me l'ha impedito. Sì, certo, non ho niente da perdere. Dirò che l'ho fatto ingelosire, che ha mentito al processo per cavalleria, che la colpa è mia, in questi casi a volte la grazia arriva. Julien odia gli scandali. Lasciate fare a mio padre, c'è ancora speranza.
Vorrei prendervi tra le mie braccia. Attenzione, mi duole la spalla. Padre, la città è bloccata. In migliaia marciano verso il Louvre e le Tuileries. Noi andiamo a Saint-Cloud, passeremo. Il re non è più a Saint-Cloud. Il re non è più re, ha abdicato. Questo secolo è dei folli. Ho obbedito a convenzioni che non rispettavo. Sono stato orgoglioso. Sono stato ambizioso. E la cosa più orribile di tutte. È che ho cercato di uccidere la sola donna che avrebbe dato tutto per me. Volete un po' di vino? Un po' di vino vi fa bene. È buono, Matilde l'ha fatto arrivare dalla Toscana. Continua, figlio mio. Continua. Mi sono pentito soltanto dopo aver saputo che era viva. Era viva. Poi mi è successa una cosa strana, un fatto curioso. Ho pensato di aver provato l'ebbrezza di amare veramente soltanto dopo ciò che ho fatto. Io l'amo, l'amo veramente. Grazie, padre, di essere venuto. Avevo bisogno di voi. Ho provato un grande dolore quando l'ho appreso. Avevo appena ricevuto la tua lettera da Strasburgo, con tutti quei soldi che mi hai mandato e che ti ho riportato. Teneteli voi, dateli a chi volete. Sembrate così stanco. A volte penso che sia meglio morire giovane che arrivare alla mia età. Voglio chiederti una cosa. Avete paura della morte? La morte è un'avventura individuale. Io sono fortunato perché ho Dio accanto a me. Tu gli hai voltato le spalle, ma sarai perdonato, figlio mio, perché hai amato molto. Io spero solo che succeda tutto semplicemente. E spero che in quel momento non mi vergognerò di me stesso. Se sentirai il coraggio vacillare, pensa ai momenti più belli, alle luci più belle. Dio non ti volterà le spalle. Tu non sei un mostro, figlio mio. Io questo lo so. Lo educherò con le idee che ti hanno ispirato. Gli parlerò di te. Dirò che suo padre era fiero e puro e che è morto per evitare i compromessi. Gli parlerò anche di Bonaparte. Si chiamerà Sorel. Di questi tempi è più prudente. Parigi è a ferro e fuoco, lo sai. Gli dirò anche che hai seguito il tuo destino con passione. Anche se questa passione la divido con un'altra donna. No, non dire niente. Senti tuo figlio.
Va in pace, figlio mio. Le mie preghiere ti accompagneranno. Che il Signore sia con te. Stalle sempre vicino, fallo per me. Mathilde accompagnò il corpo di Julien fino alla tomba e volle seppellire con le proprie mani la testa del suo amante, ripetendo così le gesta del suo antenato. La signora de Renal fu fedele alla sua promessa. Non cercò in alcun modo di attentare alla propria vita, ma 3 giorni dopo la morte di Julien morì abbracciando suo figlio.